Allora, io ho partecipato alla tappa delle 100 tappe a Sondrio il 18 di luglio come componente dell'ufficio di presidenza, ma anche come nativo della provincia di Sondrio, e quindi ne seguo le problematiche appunto per conto del gruppo Movimento 5 Stelle. Allora, anche secondo me la mozione, così come è stata scritta, ha raccolto tutte le istanze che ci sono state rappresentate nel corso di quella tappa in provincia di Sondrio. Come ha già appunto ben spiegato poi il sottosegretario Parolo, è stata poi aggiunta anche la prima delle istanze della Giunta, cioè il riconoscimento della specificità della provincia di Sondrio. Allora, noi come Movimento 5 Stelle non rileviamo criticità, diciamo così, nel testo di questa mozione. Io però proporrei alcune diciamo aggiunte ai punti che credo non stravolgano la mozione. Ne ho già parlato anche con appunto il firmatario, il sottosegretario Parolo. Allora, vado a illustrare richieste di aggiunta. Allora, tra il terzo e quarto punto, cioè dopo a porre in atto ogni iniziativa per favorire l'accesso al credito, propongo l'inserimento di questo punto, cioè a dare sostegno ai piccoli esercizi commerciali, limitando il più possibile l'espansione della grande distribuzione. I cosiddetti negozi di vicinato sono infatti un patrimonio che funge da tessuto connettivo sociale, svolgendo un'importante funzione di servizio, specie nelle piccole realtà montane, e sono un segno distintivo e fortemente caratterizzante nell'ottica di un territorio a vocazione turistica. Poi, per quanto riguarda il punto a stimolare il gestore del servizio ferroviario regionale, l'aggiunta al potenziamento, ossia a stimolare il gestore del servizio ferroviario regionale al miglioramento del servizio con riguardo alla puntualità e aggiungendo al potenziamento del servizio dei treni, in particolare sulle direttrici Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Sondrio-Tirano-Colico-Chiavenna, il contestuale rinnovo del materiale rotabile. Per quanto riguarda il punto del riconoscimento da parte dell'UNESCO dei terrazzamenti vitati, alla fine aggiungere adoperandosi al fine di superare gli ostacoli paesaggistici che ne ostacolano l'approvazione. Al punto successivo, che riguarda la situazione critica delle società impiantistiche, aggiungere il punto appare opportuno, cioè amplia insomma il punto, appare opportuno, già in parte l'ho anticipato, ho visto nella sua illustrazione il sottosegretario Parolo questo concetto, appare opportuno studiare nuove formule che permettano lo sfruttamento delle strutture anche da parte di altre attività invernali, pur nel massimo rispetto per l'ambiente, e che fungano da piccoli volani turistici nell'ottica di un'offerta attuale e completa. Poi, prima del punto successivo, a valutare l'inserimento nel piano di sviluppo rurale, l'inserimento di un punto che recita: studiare formule e sostenere ogni formula, sì, scusate, ogni formula, scusate la ripetizione, di turismo alternativo che porti a un maggiore utilizzo delle seconde case. Ormai un ingombro per le nostre rinomate località turistiche, senza un adeguato ritorno per il territorio in quanto minimamente utilizzate. Ecco, io ne ho dette abbastanza di aggiunte. Adesso poi sentiremo il parere del primo firmatario, unico firmatario, sottosegretario Parolo. Concludo con un'ultima aggiunta che riguarda l'attuazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna, aggiungendo alla fine, il punto recita: a vigilare sull'attuazione dell'accordo di programma, dopo il punto e virgola finale, in particolare per limitare l'impatto sull'ambiente e sulla salute della popolazione. Io su questo, in particolare sulla tangenziale di Morbegno, ho presentato
una interrogazione mirata su questo punto cui ha risposto allora l'allora assessore del Tenno. Grazie.